Bentornati a Fuoco Incrociato, buonasera a tutti. Lo dicevamo prima, noi scopriamo sempre tutte le carte col mio ospite a cui do il bentornato, un volto noto per motivi suoi, perché è noto, ma noto anche a chi guarda Fuoco Incrociato. Mirko Addesa, ciao, bentornato. Buonasera a voi. Lo dicevo prima con te, no? Lo dicevamo prima, quindi scopriamo tutte le carte. Non c'è Natale che non c'è senza Mirko che Addesa, non ci sia, insomma. Insieme, esatto, questa bella trasmissione che facciamo. Quest'anno ci siamo... Forse abbiamo anticipato un po', ma considerando che prima di Natale altre due puntate oltre questa ci saranno, mi è parso bello, insomma simpatico, tornare un po' indietro nel tempo con te. A una bella rassegna che hai organizzato, nelle foto che vedremo sei a mezze maniche, eppure quanto tempo fa era? Un paio di mesi fa. Ah, ok, mi sembrava di meno, un mese e mezzo. Fine ottobre faceva quel bel caldo, cioè ricordiamo tutti questa estate che non voleva finire. Il sabato era proprio caldissimo. Infatti mi ha fatto impressione riguardare un po' le foto, adesso le vedremo insieme. Tu eri a mezze maniche, adesso è arrivato l'inverno, insomma, appunto ci avviciniamo al Natale. Con Mirko ragioniamo sempre un po', scherziamo, ridiamo sempre un po', ma poi l'intento di fondo è quello di dire che insomma c'è un Molise che legge, a cui piace appassionarsi, no, oltre che c'è un Molise che scrive, perché tu scrivi anche, ma insomma è stata una bella rassegna di successo, la seconda edizione quest'anno di Tintilia Noir, adesso ci dici tutto un po' tu, e a Natale è bello parlarne perché magari più di qualcuno che ci ascolta poi decide di fare un bel regalo i libri che citiamo, con gli autori che citiamo, oppure con tutti altri libri e tutti altri autori. L'importante è che la cultura circoli, insomma. Allora, perché... Tintilia Noir, buonissima la seconda. Sì, è stata un'edizione veramente bella. Non me l'aspettavo, dico la verità, anche perché... anche perché abbiamo cambiato in un certo qual modo anche la formula. La prima edizione fu un po' spalmata nel mese di ottobre del 2018, giusto? Sì, perso la cognizione. E quindi c'era questa, furono delle, un sabato, un giovedì, furono tre serate. Invece quest'anno abbiamo avuto sempre tre serate, però con quattro autori. E abbiamo aperto, e sono state appunto tre serate consecutive, quindi già vedere una libreria stracolma, insomma un centinaio di persone dentro una libreria, non li vedono neanche a Milano, mi ha detto qualcuno, ho detto quindi diciamo passo, è stato un bel successo. Dovuto anche, voglio dire, anche gli autori erano degli autori di livello altissimo, quindi... sono contento che siano venuti, cioè siano stati ospiti con noi, abbiano presentato i loro libri e i loro romanzi, gli ultimi, e hanno avuto anche loro un bel successo, sono rimasti molto contenti di come sono andate le cose. Quindi speriamo di poterne fare una terza, o poi te ne parlerò, magari abbiamo un extra. Ne parliamo, sveliamo un po' di progetti per il 2020, ma possiamo intanto vedere anche le foto. La regia è pronta, abbiamo una carrellata di foto giusto per tornare un po' insieme a quelle serate. Come intanto la seconda edizione è andata molto bene, la prima c'era stata l'anno scorso, lo hai detto, come ti è venuta proprio l'idea di realizzare un festival della letteratura noir in Molise? Ti sembra che il Molise si presti particolarmente a queste letture? Beh, sembra di sì, anche perché il noir è un genere letterario che va molto. Lo vediamo anche... Ecco, libreria, veramente, la libreria Mondadori a Campobasso, in centro, strapiena. Sì, c'era veramente tanta gente, è stato veramente un bel successo. E il noir è un genere che va molto, il noir, il giallo, il thriller, il crime, diciamo, in generale, come lo hanno definito oggi, praticamente sotto il termine crime si cerca di infilarci un po' tutto. E vabbè, lo vediamo anche nelle serie TV, no? Bastardi, Pizzo Falcone, Rocco Schiavone, i Matataranni, che... Voglio dire, forse non ti sa, ma una scrittrice materana che si chiama Mariolina Venezia, pubblica con Einaudi, quindi una donna insomma che sta avendo anche lei abbastanza successo. Aveva già successo prima, quindi ovviamente è stata riportata anche sul piccolo schermo. E perché il noir piace a me, quindi avrei potuto... C'è sempre un inizio, no? In un certo qual modo non avrei potuto fare null'altro, credo. E quindi mi piaceva il noir, lo scorso anno ci fu quest'idea che mi sembra insomma sia andata abbastanza bene anche lo scorso anno, ho avuto degli ottimi ospiti, tra l'altro
Pier Giorgio Pulixi ormai è diventato un po' campobaio, ho detto sei molisardo, che lui è sardo di Cagliari, anche se vive da anni a Milano, però già si è prenotato per il prossimo anno, ha detto verrò, sai, tutte le volte che ci chiamerai verremo, perché insomma forse gli portiamo anche fortuna, quindi bene così. E quest'anno, lo scorso anno abbiamo avuto appunto Pulixi, che è ritornato ben volentieri, e ci fu Cristiana, che tu hai conosciuto, insomma, sì. Quest'anno abbiamo avuto il compagno di Cristiana, quindi c'è stato tramite stiamo lei ho contattato, stiamo diventando familiari, e lo scorso è stato Carlotto, un grande maestro, quest'anno uh-huh. abbiamo bissato, tra l'altro, con in una serata avere due personaggi che sto vedendo adesso in foto, come Pulixi e De Marco, che sono due mostri sacri del noir italiano, in effetti poi sono fra i due, sono i primi due classificati attualmente al premio Scerbanenko, che ci sarà. Ecco perché dicevi, gli portiamo fortuna a Pulixi, ma non solo lo so per se gli portiamo fortuna noi, insomma, penso che la fortuna ce l'abbiano già di loro, la fortuna, insomma, la bravura, perché sono degli ottimi autori. Però ecco, il fatto che siano arrivati primo e secondo e che ora se la vedranno a questo premio Scerbanenko nella cinquina. E Scerbanenko, per chi non lo sapesse, è un po' come lo strega per tutti gli autori di crime italiani. Infatti lo hanno vinto praticamente tutti, da Morchio a Carlotto, Lucarelli, Biondillo, tutti i grandi autori di gialli e noir italiani sono passati dallo Scerbanenko. È un punto di arrivo importante. E poi c'è stata questa serata abbastanza particolare, perché abbiamo dovuto parlare un po' anche del fumetto, e quindi abbiamo avuto Giancarlo Marzano, che è uno degli autori di Dylan Dog, proprio uno di quel gruppo di autori in cui c'è anche Paola Barbato, insomma, sono abbastanza conosciuti, Barbara Baraldi, tra l'altro sono anche scrittrici queste due signore, scrittrici di thriller, e c'è stato appunto Giancarlo Marzano, che è stato molto, molto bello, ci ha spiegato un po' come funziona il fumetto, come si scrive, e ha parlato anche di Dylan Dog, un personaggio che conosciamo tutti. L'ultima serata c'è stato un maestro, sono stato felice veramente di ospitarlo, a parte una persona squisita, ma come tutti, una persona gentilissima, squisita, un maestro del noir italiano, insomma. Ecco, questa era la foto a mezze maniche, prima stavo vedendo il maestro. Faceva caldo quei giorni, sì. No, infatti era abbastanza... Nella foto precedente invece possiamo tornare, forse se Luigi, ok, riesce a tornare, questa era la serata conclusiva. Questa è la serata conclusiva con Bruno Morchio, che abbiamo parlato di un suo libro che era uscito l'anno scorso, però è stato molto carino perché in anteprima ci ha... abbiamo letto alcuni passi, l'incipit del nuovo romanzo che è poi uscito, ho visto prima la foto, Le sigarette del manager, che sta avendo un grande successo anche di vendite, perché è ambientato tra l'altro nella Valpolcevera, quindi proprio nella zona dove è caduto il Ponte Morandi, lui è genovese e ovviamente ci tiene tantissimo, ed è un libro che sta avendo un bel successo, quindi siamo contenti anche per lui, una persona molto... molto a modo, vogliono tornare tutti a Capobasso, io non so perché, spero che non sia soltanto per il fatto che poi li abbiamo fatti mangiare abbastanza bene. Beh, insomma, un punto qualificante della nostra accoglienza è sicuramente forse, quella enogastronomica, forse non c'è dubbio. La simpatia dei persone, nostra ospitalità, penso anche quella, insomma, abbia contato. Senti Mirko, autoprodotta come Kermesse? Autofinanziata da te, altri amici? Autofinanziata, per fortuna che abbiamo avuto la grande opportunità di avere l'appoggio di aziende private, non posso fare nulla chiaramente, perché non, però loro sanno, insomma, che ci hanno dato una mano, devo dire, abbastanza notevole, ma anche la disponibilità, devo dire, dei ristoratori, degli albergatori, insomma, dei bed and breakfast. Diciamoci la verità, insomma, si sono messi a disposizione tutti. E forse il bello di questa rassegna è che si è aperta un po' a tutti, no? E quindi il fatto che le persone siano disponibili, i privati siano stati disponibili a questa nostra impresa, la chiamiamo impresa, insomma, perché effettivamente quello è stato veramente una cosa gradevole. Io l'ho trovata gradevole, piacevole, e li ringrazio e li ringrazierò sempre, li ho ringraziati in continuazione anche sui social network, perché grazie a loro questa cosa si è potuta fare, perché uno pensa magari lo scrittore, organizzare queste rassegne non è dispendiosissimo, per l'amor di Dio, non è che uno sta parlando di cifre enormi, però
Però è chiaro che ci sono dei viaggi, quando parli di una persona che deve venire da Milano a Campobasso, deve passare per Termoli. A Termoli, sinceramente, tu non te la senti di farlo venire col pullman, di mandarlo così a Zonzo, sai, dobbiamo essere ospitali in tutto, quindi lo vai a prendere, lo riaccompagni. Non so, da Genova venire, dico Morchio è sceso da Genova con la moglie per venire a Campobasso, il giorno dopo lui stava, la sera dopo stava a Genova, non è che dici stava a Foggia, ero da Foggia, poi, no, certo. Sono venuti apposta e questa è la cosa che mi fa ancora più piacere, perché vengono apposta per stare in questa rassegna che spero possa crescere, noi ce la mettiamo tutta per farla crescere, però diciamo le speranze ci sono, se ci aiutassero un po' anche le istituzioni non sarebbe male, però se vogliono sanno dove trovarti. Ma no, noi chiediamo, poi è chiaro, okay. se ci sono delle priorità e altre cose sono più importanti, ben venga per loro, però è normale, insomma, avere un maestro che ha avuto una menzione d'onore in Oscermanenco e non solo, tra l'altro Morchio è stato finalista al Bancarella con un romanzo che non era noir, quindi un premio selezione Bancarella qualche anno fa. Avere due finalisti, ma non finalisti, cioè quelli che stanno proprio in cima ai finalisti dello Scerbanenco, credo insomma che sia un bel privilegio e sia una cosa importante. Se ne può parlare finché vogliamo, ma avremo anche altri ospiti, spero nel futuro, anche importanti. Magari un domani riusciremo a far venire anche qualcuno straniero, se tutto andrà bene, speriamo. Non subito, però insomma ce la metteremo tutta. Prima ci stavi anticipando insomma qualche idea per rafforzarlo, per dare... Sì, perché poi Tintinamore si svolge sempre a ottobre, ormai abbiamo deciso che questo è il nostro okay, l'appuntamento il nostro tradizionale ottobre. Sì, siccome poi qualcuno mi ha fatto notare, ma questi ospiti sono tutti uomini. Da questa cosa che mi hanno fatto notare mi è saltata una mole, ho detto vabbè vorrei farne probabilmente in primavera inoltrata. E Campobasso la primavera è sempre un po'... Bene a ottobre, però... Siccome si deve muovere la gente, ho detto, sai com'è, neve permettendo, insomma, facciamo primavera inoltrata. C'è un'idea di cui ho parlato anche con alcune persone, non solo di Campobasso, anche con Thriller Nord. Abbiamo aperto anche dei contatti con altre realtà che possono darci una mano nell'organizzazione, nel senso che contattare eventualmente gli ospiti. Vorremmo organizzare, è un gruppo di persone che collaboriamo, vorremmo organizzare un Tintiria Noir tutto al femminile, scrittrici di noir, di thriller, donne, che dialogano con altre donne, quindi praticamente io sarei lì, presento e poi mi tolgo di mezzo e faccio tutto, donne della città ovviamente, certo. Ma insomma avremo anche l'opportunità eventualmente di portare qualche bel nome a livello nazionale. E abbiamo già aperto dei contatti, nel senso io penso da gennaio cominceremo già a lavorarci sopra, perché è chiaro che per maggio, qui sono autori che stanno sempre in giro, sono sempre impegnati, quindi chiaramente devi bloccarli, perché se vuoi fare due o tre serate consecutive devi cercare di incanalare bene le cose. Noi ce la mettiamo tutta, speriamo bene, ma penso che dovrebbe venire fuori anche una cosa bella. Penso che a livello nazionale forse una rassegna noir di donne, solo donne, non so se esiste, probabilmente ce ne sono diverse, ce ne sono tante. E solo donne non ho idea, però sarebbe una cosa nuova, almeno per noi, per la città, per il Molise sarebbe una novità assoluta, una novità bella, credo. Insomma, intanto questo appuntamento che diventa punto di riferimento dell'autunno di Campobasso, che è cresciuto anche rispetto allo scorso anno, significa muove qualcosa anche nella piccola economia della città, non bisogna dimenticarlo. Sì, perché no? Ma voglio dire anche in chi esce magari per una, due, tre sere o per una sola delle tre sere, no, va in certo. Libreria, poi un libro magari se lo compra. Sì, sì. Io ragiono proprio nella logica dei piccoli numeri che però mettono in moto poi un fenomeno che può diventare. Ma perché a volte si assiste a delle presentazioni di libri, certo se chiami un nome altisonante è ovvio che la gente va a vederlo, va a sentirlo, va ad ascoltare questa persona cosa da dirci. Nel caso nostro immagino, ma
è chiaro che vedendo gli autori che firmavano delle copie, immagino quelle copie siano state vendute al momento, quindi girano anche, gira cultura, girano, girano libri, girano parole, e la cultura, come ben sai, per qualunque essa sia, per me è importante perché smuove le anime, no? Le anime sono in movimento, quando leggi, a me piace leggere, piace scrivere, e non sono un lettore che chiaramente fa tanti impegni, però anche perché so che un libro quando comincia a prenderti devi finirlo, quindi se è di 200 o 400 pagine, con già 400 pagine, leggere tutte insieme è un po' complicato, però insomma, ci sta, dai. Quindi, benissimo, questo per quanto riguarda Tintina Noir, ma insomma tu hai anche altri appuntamenti più, come dire, leggeri a cui ci hai abituato. Sì, sì, non è Natale senza, no, stiamo un preparando pamphlet di Mirko tutta Addesa. Mia la città, un cambio hashtag, sì, un po' con... Tutta mia la città è un nome nuovo però, delle tue o no? No, lo facevo male. Anche prima. No, era... Qualche anno fa però, prima che diventassi diventato... ospite di punta di... Cambio hashtag, insomma, facciamo, sì, cerchiamo di rinnovarci. Sì. Solta faremo un miscuglio delle due cose, anche perché i tempi purtroppo sono stati per motivi personali un po' rarefatti, quindi ho dovuto correre un po'. E quindi faremo un tutta mia città con un cambio hashtag all'interno, che ci sono delle cose nuove, delle battute, chiamiamole così, sai, quelle sono quelle immagini che magari ti rimangono, e faremo anche qualcosa di vecchio, dei classici, quelli che hanno avuto obiettivamente più successo, le riproporremo, perché la gente poi se ne dimentica. Quindi luoghi, quindi... caratteristici di Campobasso con modi di dire caratteristici, sì, di questa città. Sì, possono anticipare insomma qualcosa, spero che non ce la rubi, insomma, anche perché non so, tipo via 25 Aprile è un posto dove ci sono molti bancomat, l'abbiamo chiamato Parco dei Pin, il Parco dei Pini. Oppure il dolce molisano, il milk pan, insomma, il tuo fa ingrassare, il milk pan quello. Il milk pan lo chiameremo milk pans. Ah, ecco, no, il milk pan non sei ancora si gioca, si gioca molto sulle parole. No? Secondo me aspetterai un po' anche questo appuntamento di sabato... Il primo appuntamento col Movimento delle Sardine in Piazzetta Palumbo, vediamo qualche Campobassano, secondo me in Campobassano qualcosa verrà fuori. C'è un amico che è convinto che io sia un sostenitore di Salvini. Ah no, ecco. Quindi mi ha regalato un libro di Loriano Machiavelli e di Guccini, Francesco Guccini, e vicino mi ci ha messo sta scatoletta di sardine. E tra l'altro pure buono, mi sono pure mangiato la prima. Devo sì, dire, no? Veramente buono. Sì, lo aspetteremo, vedremo. Io ma non, magari non, non vado mente... perché a me poi se sono un po' troppa gente, non riesco a starci in mezzo. Quindi anche proprio l'idea delle sardine. Non riesco a stare stretto, compresso, devo avere i miei spazi. Però è un movimento che è nato, bisogna capire dove va, da cosa parte, dove vuole andare. Se è un movimento nato soltanto per andare contro un personaggio che ormai conosciamo, nel bene o nel male questa persona c'è, e quindi per andare contro qualcuno che ancora non governa in Italia, secondo me non è una cosa molto, molto valida. Avrei preferito che andassero contro un po' tutti. Anche l'ordine costituito, no? Non l'ordine da costituirsi. Cioè io la penso così, che fare manifestazioni e comunque combattere, io sono per la battaglia anch'io, cioè scenderei anche in piazza, però come fanno negli altri posti, in Francia ce l'hanno col governo, in altri luoghi del mondo ce l'hanno con ciò che già esiste, non con la paura di qualcosa. Poi, non lo so da che parte stanno, però vedremo. Cioè, è un movimento di cui ovviamente non si può tener conto, perché certo. Insomma, secondo me è abbastanza ampia anche come struttura e come partecipazione. Quindi penso che si debba fare. Vedremo, i conti, insomma, Piazzetta Palumbo non è tra le piazze più Piazzetta grandi Palumbo, di Campobasso. Non lo fanno in centro. Ah no, scusami, no, abbiamo messo noi una foto,
Adesso ho visualizzato la sardina che tu ti ha regalato il tuo amico, no, a parte gli scherzi. Ho visualizzato una foto in piazzetta Palumbo, che abbiamo usato anche per il giornale, ecco perché facevo confusione, in cui c'era questo cartello delle sardine. No, è Piazza Municipio, naturalmente. È Piazza Municipio, il banco di prova importante. Ma immagino che sia un banco di prova di un movimento che è regionale, non solo questa città, insomma, è nato un po' su Facebook. Anche a Napoli. Poi c'è stato lotta, capito, quelli che hanno, quella era una bufala mondiale, il fatto che fosse la prima foto di Bologna, fosse un capodanno a Bologna. In effetti c'era questo striscione che era visibilissimo anche dall'alto, quindi si intuiva. Poi le repliche sono state altrettanto, quindi ce n'è un'altra che è meravigliosa, poi non so se sia vera, ma che sia stata fatta che praticamente a Ferrara, attorno a non so come si chiama quel castello che sta all'interno della città, non so come si chiami, poi quale sia veramente il nome. C'è un fossato, ovviamente, con l'acqua dentro, ci stavano talmente aggrappati che stavano ho fatto la battuta a buso sardine, capirà, sapranno lo danzo. Non avranno di certo paura dell'acqua. Insomma, vedremo, però secondo me, ecco, qualche motto di saggezza popolare sabato prossimo può venirne fuori, chissà che non finisca anche nel tuo piccolo libro. Qualche sparata esce sempre, solo che poi, allora, quando fai ironia, quando fai satira, chiamiamola satira, anche se poi la satira è un termine troppo grande per me, no? Fare ironia, molta gente non riesce a capire, alcuni dicono ma ce l'hai sempre con un certo determinato pubblico, determinate persone. No, non è vero, io ce l'ho sempre con tutti, ho sfottuto Salvini come ho sfottuto Renzi, tante volte ho sfottuto vecchi politici campobassani, ma in maniera molto sempre, spero, garbata. Io mi ricordo quando tu teorizzavi l'attuale sindaco, anche cioè, a volte lo sfrutto, la protesta, no? Teorizzavi, o meglio, sintetizzavi un po' su Facebook la protesta quando veniva Salvini e cercavi di organizzare in Campobassano, naturalmente, organizzare un agguato. Perché sentivo di gente, dobbiamo fermarlo. E vabbè, aiuto, troviamoci a Porta Napoli, le bombe, i cantoni. Io poi ho detto anche a Porta Napoli stavo solo io, quindi non mi avete seguito, siete solo chiacchiere e distintivo, insomma, alla fine. No, è bello, poi è stata carinissima, per esempio, quella di quando venne Di Maio al Corpus Domini, che ovviamente gli avevano sporcato la faccia di nero, il diavolo gli fece il suo, quello che doveva fare. Io mi si sta foto e dissi, ma io però... Non glielo fate vedere a Salvini, sennò all'epoca stavano ancora al governo. C'erano poi condita ovviamente di parolacce che qua non si possono dire, che però fanno sempre molto colore, quindi la parolaccia fu molto condivisa. Poi chiaramente non condividono mai il nome, quindi arrivano su... Insomma, tu sei sempre alla... come dire, alla mercé di questi... No, è che io quando vedo qualcosa di qualcuno riconosco che quella persona ha fatto qualcosa di carico, poi sia una battuta, una foto, no? Io per esempio mi dispiacco, ho preso una foto di Campobasso, ma non sapevo di chi fosse perché non c'era scritto. Questa signora mi disse, guarda, ma questa foto è mia. Dico, vabbè, te lo scrivo, io non posso saperlo. C'è pure una battuta su e giù, signore, come me l'ha detto, scritto foto di Tizio Caio e Sempronio. Certo. Cioè io non, anche perché non sono capace a fare le foto neanche col telefonino, figuriamoci. Non mi so fare manco i selfie, quindi immaginati. Ma te faccio pochi, perché a parte che non sono sta bellezza e quindi non verrei neanche benissimo. Quindi voglio dire, di solito sai, il selfie se lo fanno le ragazze belle, quindi... È ovvio che... E quindi sì, dispiace perché alcune cose diventano virali, no? Le passo, tipo la storiella del Corpus Domini, dell'uomo che succube della donna in quei giorni, pure era diventata virale, la gente se li passava. Me li mandavano a me, l'ho fatta io sta cosa, cioè me la mandi a me. Come quella di San Juan, Yves Saint Laurent, Yves Saint Juan. Ci sono delle trovate molto molto carine. Oppure San Giovanni in golf, no? Che... Quando li sgami, no? Quando ti ne accorgi che c'era uno, insomma, quando trovi quello poi che si vanta di averla fatta lui, un po' ti girano perché dice, vabbè, non è opera tua, quindi devi avere almeno
oppure la filastrocca, fu un casino, molta gente me lo fece notare, lo andava a scrivere, una filastrocca su Paesi Molisani, manco me la ricordo. Ricordo anche io il fatto, adesso sì, la filastrocca che pensavo fosse una stupidaggine, invece era diventata virale pure sta cosa, e molti se la pompavano che era opera loro, insomma, poi quando vedi così... Mettila e basta, per l'amor di Dio, uno fa le cose e poi, voglio dire, diventano di tutti. Però dico, perché devi citare una frase magari di Fabio Volo o di Bukowski, certo. Poi quelle frasi non sono neanche di Bukowski. Questo è il dramma, ormai non sappiamo più. Escono frasi di Bukowski, che pare che questo abbia scritto 100.000 lì, non era uno molto prolifico. E quindi, però, non c'è più e quindi... o Alda Merini, sparano a questa sapueraccia che in vita non se la calcolava nessuno. Infatti un giorno scrissi, se avesse calcolato questa donna in vita probabilmente sarebbe morta milionaria, anziché ma il destino è facile poi quando... No? Senti, un po' sì, il destino è così e poi tornando un po' alla provincia, alla nostra piccola provincia, stavo pensando mentre dicevi se la fossero calcolata in vita. Il successo che si ha in vita non è quasi mai riconosciuto come dovrebbe, per esempio dalla propria terra di origine, no? Abbiamo fatto questo ragionamento qualche settimana fa, anche qui a Fuoco Incrociato, ma non solo, un po' tutti, nel dibattito che c'era per la morte di Fred Buongusto. Insomma. Oh, sì. Che ne pensa Mirko Addesa? Non ricordo, tu sei stato... piuttosto silenzioso in quel frangente. Sicuramente non c'era il tuo specifico è fare ironia social, sì, quindi poi non c'era nulla da fare ironia. Però ho rimesso in giro una cosa che avevo fatto proprio su Cambo Hashtag, con l'immagine di Fred Buongusto molto... Ah, sì. Con la tisana Fred. Con due D, Fred Buongusto. Dissi, cioè, in un certo qual modo... ne abbiamo parlato, Fred Buongusto ne parlai anche quando ci fu il fatto delle rotonde, che volevano individuargli la rotonda, poi uno ha fatto rotonda Mirko Addesa, la sia per le parolacce. E quindi, questa l'ho vista. Sì, lo facciamo di la rotonda, è Duccio, ormai trova terreno fertile con me. Che poi il bello è anche, quando dico il bello è sfottere, ma è anche essere sfottuti, certo. Prenderla sempre come qualcosa di bello, no? Di ironico e divertente. Io ci gioco molto, poi quando ti attaccano la mi arrabbio, però se uno ti sa prendere in giro in maniera garbata, io sto sempre al gioco. Fred Buongusto è strano perché ovviamente quando parliamo di un artista, Fred Buongusto è un grandissimo artista, senza dubbio, gente dice Campobasso, voglio dire, è normale che lui comunque cantava e quindi... Dove avrebbe potuto cantare non poteva cantare Mirabello o Oratino, insomma, era chiaro che... poi non so se sia vera sta cosa che lui si spacciasse per napoletano, certo molte canzoni erano in dialetto napoletano, non campobassano. Beh, però, quella comunque è una scelta... voglio dire commerciale delle però, case editrici, pensare che una canzone in Campobassano possa diventare famosa in tutto il mondo mi sembra effetti, un po' troppo. Sì. Cioè, mondo che non dico che dobbiamo sottovalutarci, però. Giuda, beh, però chiaramente... Cioè, ci sono linguaggi più universali, ecco. Sì, però per dire a volte lo nostro fatto della rotonda, se era la rotonda del Panfilo, la rotonda di Senigallia, molti dicono che è la rotonda di Termoli. Il che non sarebbe neanche difficile da accettare, perché essendo Campobassano a Termoli ci andava Fred Buongusto, quindi probabilmente è più facile che sia la rotonda di Senigallia, come dice lui, se ci vuole fare Senigallia, obiettivamente. E quindi, però è chiaro, molta gente critica, io penso sempre che poi ogni volta che succedono queste cose c'è sempre la critica facile, no? A dire, ma lui non ha mai detto che era un ma no, anche perché ha fatto una canzone nel 78 in un disco che ebbe tanto successo, perché poi c'erano 3 settimane da raccontare, e c'era questa canzone che si chiamava Molise, appunto, Molise Pozzessa Accise, in effetti lo disse lui all'epoca. Io tra l'altro questa canzone la ascoltai a Parma, che non sapevo di che ascoltavo altro tipo di musica, però chiaramente... E questo amico mio di Parma mi disse, guarda, io ho sto disco di Fred Buongusto, ci sta sta canzone, io non l'avevo mai sentita, nell'85-86 me la fece sentire, c'era sta LP proprio,
E c'era questa canzone di Ferbomo, ma questa stessa canzone su campo basso, che quella proprio Santa Maria, quindi. Eh sì. E ho detto, ma ha scritto questa canzone sul campo basso, io te lo sapevo, questo di Parma. E noi ne ero totalmente all'oscuro. Poi col tempo si è scoperto effettivamente, non so se è una canzone di prote, non si capisce. Ma insomma, forse... più o meno descrive, non so se è di protesta, ma... Non ricordo, lui dice me ne sono dovuto andare, vorrei tornare, ma in un certo modo dice che vengo a fare, cioè vengo in vacanza, vengo a trovare gli amici, ma tendenzialmente Campobasso è una città che non è che poi, ecco, non ci vuole, fai lo scrittore, stai a Campobasso, abbiamo degli esempi, no? Ci sono scrittori, per Paolo Giannubbio, lo scrittore vive e lavora a Campobasso, è uno scrittore anche di abbastanza di successo, almeno ultimamente con l'ultimo libro che ha fatto, non solo lui, altri si mette ad assinare, ci faccio dei nomi, vivono qua, quindi non è che però lo scrittore in effetti può vivere anche al paesino, scrive, sì, manda e chiaro. Fa i libri, non è che hanno bisogno di una tournée. Oddio, non così, insomma, sì. Sicuramente non come i dischi. I dischi, è come l'attore però... a Campobasso, cioè, non so, Giorgio Careccia, dico uno per dire, a Campobasso che poteva recitare, insomma, faccio vedere il film, chi lo fa? Cortometraggio all'inizio, giustamente, sta in un ambiente cinematografico, insomma. Però voglio dire, magari dire sono di Campobasso è sempre bello, anche perché tanta gente le proprie radici non se le butta alle spalle, ma mi sembra a me che i campobassani in linea di massima non rinneghino l'essere campobassani o molisani. No, infatti, appunto, come dicevi prima, un po' di leggende chiaramente circolano sempre, però sì, poi è chiaro che insomma... Come fosse la storia di Toni Dallara. sì, ma insomma, prima di te questa storia di Toni Dallara, lì dove sei seduto tu, appunto, nella puntata che facemmo su Fred Buongusto, Rosa Socci disse che... Insomma, Toni Dallara ha qualche motivo per avercela con Campobasso, lei però non l'ha voluto rivelare. Noi dovremmo chiederla a lui. Adesso diventa complicato. Rosa, è un po' come la CIA, sa cosa, sì. Ma per fortuna le sa perché essendo una campobassana verace, quindi ovviamente avendo vissuto in un... Lui dice pure quando non ci sto mi mettono in mezzo e c'ha ragione. Una persona abbastanza conosciuta, insomma. Eh sì, quindi, però, insomma, su questa storia di Fred Buongusto le leggende sono state tante, anche proprio ai funerali, tra l'altro la nipote ha ricordato come invece lui abbia sempre parlato della sua terra. È chiaro che magari un po' di, non voglio dire di astio si era creato, ma io non lo ritengo assolutamente inverosimile, anzi lo ritengo piuttosto normale. Io credo che chiunque di noi, anche noi che continuiamo a viverci in questa terra, ogni tanto qualche motivo per avercela come Toni Dallara ce l'abbiamo, insomma, quindi penso soprattutto di sì, insomma, chi intraprende una carriera appunto artistica un po' diversa, un po' insomma, perché c'è poca propensione a riconoscere il successo degli altri. Anzi, spesso lo si banalizza, lo si riconduce anche a... nelle cose più stupide, no? Cioè, io penso che se una persona ha successo è giusto dirlo, insomma. Io non, cioè, credo perlomeno di non lesinare mai su questo, nel senso che, ecco, ti rifaccio l'esempio di Pierpaolo, no? quando è arrivato nei 12 dello Strega, io l'ho scritto con grande piacere, dicendo che è una persona che comunque è arrivato nei 12 dello Strega, e quindi voglio dire, per noi che siamo di Campobasso, ecco, poi ci vuole, quando spesso va orgoglio molisano, l'aiuto cuoco di quella che sta a Brooklyn, però sotto il cuoco dell'aiuto cuoco, orgoglio molisano, ecco, in quel caso ci sta tutto. Tanto mi ha fatto molto piacere perché lui è stato presente alle nostre serate, si conosceva anche con Pulixi, hanno chiacchierato molto, ho detto vabbè, vi lascio alle vostre chiacchiere da scrittori importanti. Senti, com'è cambiato insomma in questi anni anche il modo, non voglio ritornare sulla politica per forza, però insomma la politica incide parecchio, perché la politica ormai ha militarizzato i media, i social media, quindi ci stanno i politici con i loro trend, com'è cambiato appunto l'approccio all'ironia? Un po' più difficile farla, credo. È difficile perché quando tu parli di politica vai sempre a scontrarti contro gli altri, no? Perché c'è sempre qualcuno che si sente tirato in causa. La dici,
cioè a me mi venne spontaneo, anche è un'amica, insomma, figurati, mi sono permesso, quando ci hanno parlato di Bibbiano. Eh sì. Ho preso Bibbiana, Ghirchia, che ho fatto la barba, ho detto parlaci di Bibbiana. Era simpatica, no? Lei l'ha presa simpatica a me, ma ci mancherebbe altro. Lei l'ha presa simpatica? Sì, vabbè, no, ma non tutti forse. Ma no, poi c'è la gente che magari... Allora, io quando dico, non prendete qualunque volta, ogni volta che dici, parli di politica, non deve essere un motivo per cui tu, sotto una battuta ironica, un sarcasmo, è per ridere, è per scherzare, ed è chiaro che se io mi permetto di fare una battuta su una determinata persona, so che quella persona non ne avrà male, dirà va bene, Mirko mi ha fatto una battuta, va bene così, sorriderà, le piacerà, no? Arrivano certi, boh, mi attaccano, ma perché così? E a volte le parole, io non li sopporto, perché guarda, c'è un motivo, vai da questa persona, forse su me, sparagliele. Non utilizzare una cosa scritta da un altro, certo. Perché è fastidioso. Fastidioso per me, fastidioso per quella persona, perché potevo giustificare, cioè ti mettono in condizioni di... Io parlo delle sardine, l'altro giorno è arrivato uno che non so che ha sparato a noi, giovinezza. lo vedi, già sei laziale. A cent'anni. Tu diciamo che un po'. Cioè, no, io ho detto Madonna Santa, ho detto compare, leva sta cosa, cioè, non è che mi devi dire che io ho fatto la battuta, avanti popolo mi piace più di Bella Ciao. Bella Ciao fa un sono avanti popolo è più bella, no? Una musica più che ti trasporta, sì. No? Anzi, voglio dire, a maggior ragione, non stai facendo un paragone fra destra e sinistra, sono due cose eventualmente, evidentemente di sinistra, quindi non c'era la dire no, non mi piace, mi state antipatici voi di sinistra, no, assolutamente, avete visto, pensa a giovinezza. pensa un po' a giovinezza. O attacca quello sotto, gioca, lo sai fasci, no, diventa, anche si sta veramente mortificando la politica in Italia. Anche perché, come diceva Umberto, ne parliamo tu, ma pure io, cioè, prima con chi ne parlavo di queste cose. È ovvio che, come me, tanti altri imbecilli scriviamo su Facebook stupidaggini e ci mettiamo però a parlare di politica. Però credo che sia diminuito proprio lo spazio per le stupidaggini vere. Cioè, ormai qualunque cosa viene declinato cosa sembra che... nella sfida politica. Cioè, non si può fare una battuta stupida che sia al 100% stupida, insomma. Cioè, io vedo delle battute, delle vignette, sia da sinistra che da destra, che sono meravigliose. Anche quelle di destra, sono. Io seguo tutti. Io ho detto a uno, guarda, io seguo tutti. Io ho il like sulla pagina di Salvini, di Renzi, di... come si chiama? Giorgia Meloni. No. Fratello di Montalbano. Zingaretti. Io scrissi a voi, quando fecero la cosa, per 2 euro che volevate a Montalbano originale. il fatto dei gazebo, no? Ecco, sì. Le battute... Mamma mia, uno deve capire che è una battuta di spirito, niente di più. Sì, io seguo tutti e quindi mi fa ridere tutto. Come giornalista, io seguo sia Saviano, scrittore, insomma, più che ce la segue, ma seguo anche Porro, Giordano. Io Giordano, per esempio, lo vedo, io muoio dal ridere quando è Giordano, perché non fa giornalismo, fa degli show veramente, io sì, a volte lo seguo. Hai ragione. E mi crepo sotto dal ridere perché lo trovo simpatico, poi sarà ma io lo trovo molto simpatico. Ma io trovo simpatico pure Salvini, cioè nel senso Salvini a me a volte mi scappa da ridere quando vedo che fa quelle stupidità, cioè quando mette la faccia vicino al presepe, a me mi fa ridere. Dici questo tutto difficile, però di certo dici, mi fa ridere che la faccia dentro al presepe. E poi chiaramente ci ha messo l'asinello, si è messo al posto dell'asinello ed è una battuta che ovviamente fa ridere. Però oggi viviamo in un mondo in cui veramente parlano tutti, poi tutti attaccano. Ho visto che, credo, l'altro giorno ti sei chiesto che è sto TikTok. Ah sì? Perché è l'ultimo. E questo mi ha dato l'idea che quando insomma ci saremmo visti qui ti avrei fatto questa domanda. Perché tu sei rimasto. Non ho capito che tu sei rimasto tradizionalista, tu sei rimasto su Facebook, cioè gli altri social, c'è stata l'ondata di Instagram, sai che i ragazzetti millennials moltissimi. Non hanno Facebook, sono solo su Instagram. Ma io non sono più molto ora non più so, credo mio. Anch'io me lo sono chiesta come te, TikTok, che cosa credo sia, è un social media, non so che cosa, insomma, cosa ti permette che, di fare. Un amico mio che faceva, parlo, non riesco a capire, ma che è su TikTok? Vedo un tipo TikTok, ma che è? Ma poi esce uno al giorno. E poi non ti sei documentato però? No, niente, no, sei, no, tu no, sei rimasto su Facebook. Hanno detto sei vecchio, quindi è una cosa del giorno, però non vado neanche a vedere.
come Instagram. Io non ci sto, quindi, ma non so proprio come, però tanto penso di Instagram, penso sempre ai programmi Luci Fuori Barbara D'Urso che ci fa concorrenza, noi allora. Penso sempre a Barbara D'Urso, non so, ieri stavo a casa con i miei, stavo a casa dei miei, e vedo mia mamma, sta mezza a dormire, ho detto, mamma, veramente ti interessa sapere questi due, chi sono questi due che si sono... Capita di vedere questo Barbara, dico, ma ogni giorno questa parla di sta coppia che si scannano su Instagram, su Twitter. Ho detto, ma chi sono? Ho detto io, chi sono sti due? E lei ha detto, cambia il segreto, non so che cavolo, sì, vabbè, vedi una cosa intelligente, stava mezzo a dormire forse. E vedo ste, e mi penso sempre che a sta cosa, forse Facebook è... Puoi scrivere, puoi allungarti. Alla fine, insomma, resiste perché quello... Sì, alla fine, secondo me, è il migliore che c'è, perché penso che Twitter, se sei importante, sei famoso, hai molta gente che ti segue, non è il caso nostro, ovviamente, non è il caso mio. È chiaro che Cristiano Ronaldo scrive su Twitter, c'è un seguito, certo. Non scrivi che è un altro tipo di social, però Twitter. Instagram lo vedo come una accozzaglia di belle ragazze, bei ragazzi, mi faccio vedere, sono bello. Gli influencer sono. Influencer, ma l'Italia è diventato il paese. Senti, ma tu appunto non... Io ricordo le prime volte che sei stato ospite qui, noi appunto un po' ti avevamo presentato come influencer, no, nel senso che su Facebook facevi l'opinionista, no, si diceva una volta, no? Non vuoi diventare influencer, ci sono anche i corsi di laurea adesso, sai? Sì, sì, ho detto, infatti, possiamo specializzarci. Mi rilaureo, ho detto mi rilaureerò in influencer. Beh, insomma, un po' di know-how ce l'hai. Non lo so, cioè io penso che ci siano delle... Mo ci vuole, quando penso all'influencer, penso la tizia Ferragni, si chiama, mi sembra, sì, Ferragni. Sì. Essendo una bella ragazza, ovviamente mette addosso sti abiti, poi non so se effettivamente poi la gente compra gli abiti, cioè non è che vada a comprare un abito perché lo vedo addosso a Rita Jacobucci, quindi giustamente lo vedo addosso a un altro, dico, che bello, sì, posso dire, mi piace, però non è, magari a me non sta bene perché non ho il fisico di quella persona, certo. E quindi, boh, non lo so, mi sembra... Tutto catalogato, tutto dire. Ti sembra un po' più finto rispetto agli altri social? Secondo me è finto, ma sono finto. Io l'altro giorno ho visto un programma in cui parlavano di soldi che, cioè, questi per un post guadagnano 50.000 euro. A me dico, ma i miei post quando mi dovrebbero dare? Se lo sapessero, dovrebbero pagare oro, perché faccio, certo, tu con faccio, tutti faccio quelli che te li fregano, gente, poi. Quelli che me li fregano, quelli faccio ridere la gente. E quindi dico, non lo so, poi quando pensi che c'è gente che scrive un libro, no? Per scrivere un libro ci vuole, molti dicono scrivo il libro della mia vita, no, il tuo libro della tua vita non fregherà niente a nessuno, perché probabilmente la tua vita è talmente, certo, banale che a te pensi che sia chissà cosa, ma non, di solito i libri, la narrativa è fantasia, no? E penso a gente che scrive 300 pagine di un libro, che si mette lì da solo come un cane, questa lucetta che è quasi un'immagine, no, arcaica, e dico, ma chi glielo fa fare? Se poi una prende 50.000 euro perché mette un post con tutti quegli hashtag, no? Io scrissi questi che si chiama la notte, no, il sonno, lettone, vatti a dormire, cioè, è inutile che mi... Ho visto una tizia, scrive sempre influencer, non ho capito chi possa, cioè, influenzare. Cioè si qualifica proprio. E piglia due like, cioè se pigli due like è una influenzata anni ciù, cioè è questo che sto pensando io. Dico, finché ne prendi 300, 400, ci va bene, insomma, sto influenzando probabilmente. Ma puoi influenzare cosa? Cioè, politicamente, cioè se io ho una mia opinione politica, non ho la capacità di convincere la gente, di dire guardate che quello è migliore. La gente ha una sua idea, cioè se sei nato, sei convinto di essere bolscevico, cioè, voglia fare l'influencer, voglia influenzarlo. Qui, cioè, io vedo che ho degli amici che sono così, cioè che li vuoi influenzare a quelli, certo, sono così, cioè certo, non così. Ti influenzi. È così. Ma intanto ci faremo influenzare dal sorriso, dacci, quindi stai terminando questo Tutta mia, sì, la città, sì, sì, a breve, prima di Natale, prima di Natale, non il giorno preciso, sai, in termini fra finirlo, stamparlo e tutto, è sempre, però uscirà prima di Natale, insomma, in tempo utile, perché poi sarà distribuito ovviamente nei bar, nei locali, come sempre, gratuitamente, quindi tutti quanti potranno vederlo, ci sono gli sponsor, ovviamente,
però fanno parte, lo facciamo grazie questo, a loro. Infatti, insomma, questo è davvero. Io lavoro sempre con gli sponsor. Se, quello cioè, ti stavo se mi vengono a mancare gli sponsor, ho la fame. Gli stessi, no, gli stessi, magari sono anche altri, comunque. Ti daranno una mano anche per Tintilia Noir 2020 e sì, per speriamo, questa doppia edizione speriamo, che sì, vuoi speriamo, fare, lo ricordiamo insomma per chi non ha seguito magari tutta la trasmissione. Sì, vorremmo fare una. Abbiamo dei nomi già in procinto di. È chiaro, tramite tanti vari passaggi vorremmo arrivare a dei nomi. Vabbè, te li ho detti, però non li dico per scaramanzia. E quindi, io li so, se mi pagate 50.000 euro. 50.000 euro. Per quanto riguarda le donne, insomma, i nomi sono importanti. Stai abbiamo, lavorando? Sì, abbiamo qualcuno già, l'abbiamo contattato. Diciamo, quelle che più o meno nell'ambito noir del crime italiano attualmente vanno per la maggiore, anche fra le finaliste dello Sherman. Uh-huh. Insomma, ci sono quelli nomi più o meno sui quali vorremmo indirizzarci, ne parleremo dopo Natale. E poi vuoi fare un Tintilia Noir in rosa, no? Eh sì, Tintilia Noir in rosa, sì. Chi è il Palermo? Tintilia Noir pink. Vabbè, no, perché poi dico, sai, comunque le scrittrici sono ancora più difficili da bloccare. No, nel senso no, però sai, io il noir lo vedo molto maschile, quando sono le donne, però scrivono, sono le scrittrici meravigliose di noir, anche in Italia. Infatti vanno alla grande, però c'è sempre quel fattore rosa, ecco, vedi in Matataranni per il esempio. Fattore rosa, bravo, sì. Beh, Mariolina Venezia, puoi provare a Potremmo provarci, no? Sì. Molto brava, sì, oltre a in Matataranni, insomma, ha scritto anche altre cose davvero belle. Oltre lei, insomma, ci sono anche, dico i nomi, no? Ilaria Tuti, Cristina Castascalia, insomma, sono tutti bene. Barbara Baraldi, che è bravissima, insomma, è anche una persona molto, molto particolare, anche autrice di Land Dog, tra l'altro sono uscite proprio dal fumetto e poi hanno iniziato a scrivere, sono bei personaggi assolutamente. Marilu Oliva, che tra l'altro ho visto che questi organizzano una cosa che si chiama Libro Guerriero, bellissimo, che regalano le katane. Proprio regalano la spada e c'era una scrittrice, si chiama Gabriella Genisi, che è una scrittrice che scrive con Rizzoli, che c'è un'amica su Facebook, pubblicava sto pagina, mi ha fermato la polizia con sta spada, e da dove che sta spada? C'è questa storia in macchina, dice un premio, la katana, questa, dice poveraccia si è trovata a dover spiegare che lui si era trovata con questa spada, una spada vera, effettivamente. Quella è un'arma, sì. È un'arma, questa dice, che va a fare, come volevo buttare? La doveva prima denunciare, e poi... Pensate a che lì. Beh, insomma, allora hai tante, tante cose sul fuoco, fallo bene questo barbecue, in bocca al lupo, noi per quello che possiamo lo sai che insomma tifiamo anche, che pure è importante. No? La città di Caobasso, devo dire, con le cose che facciamo risponde sempre bene, poi mi fa piacere, insomma, sempre ringraziare gli sponsor che sono importantissimi, senza di loro, anche ringraziare, permettimelo, delle persone che nell'ultima tornata mi hanno dato una mano enorme e che ovviamente da solo non ce l'avrei fatta e quindi mi piace ringraziare sempre Giuseppe Pittà, Corrado Sala che tra l'altro è simpaticamente quando con Dylan Dog sembrava che stesse in paradiso, è uno dei miei miti, quindi poter parlare con uno degli autori di Dylan Dog è sicuramente una cosa molto bella. Duccio Albino e Carmen Cincotelli che sono stati graziosissimi anche nelle. Duccio addirittura con De Marco si stanno pure un po' attaccato. Bellissimo. È stato ancora più bello, infatti ho detto dai, sta diventando un ring. Sì, è stato molto carino, sì, infatti. Sì. Bello anche quello, quando poi nelle cose c'è anche non deve essere sempre succube dello scrittore. Lo scrittore deve anche capire che può darsi che ci sia qualcuno a cui qualcosa di tuo non è piaciuto e te lo fa notare e tu devi giustificarti. Però è stato molto bravo anche lui a rispondere, quindi è stata una serata veramente molto bella. Bene, grazie a Mirko Addesa. Grazie a voi. Tintilia Noir, ma non solo, tra un po' vedremo prima di Natale questo pamphlet che ci farà sorridere. Quando vuoi torna a trovarci, ma noi ti chiamiamo comunque, ti strappiamo alla tua routine ed è sempre una delle trasmissioni più seguite, più care, perché ogni tanto fare una chiacchierata rilassante e due risate. Sì, sono parlare sempre di politica, poi si attaccano, si menano, si nicchiano, urlano almeno noi.
noi non, almeno non ecco, esatto. Anche perché siamo soli te. Non saprei conchiuderla. Grazie ancora Mirko. Grazie a voi, auguro buone feste, anche se c'è anche tempo, ci vuole tempo, poi magari facciamo un'intervista sotto Natale per il TG, dove ci auguri a modo tuo buone feste, va bene? Va bene, grazie, grazie a voi. A Mirko, a Desa, grazie a voi che ci avete seguito, questa puntata è in replica come sempre domani alle 16 su Teleregione, poi potrete riguardarla quando vorrete, commentarla, condividerla sui social, Facebook principalmente perché lui sugli altri non c'è, e sugli altri poi non si può. Cioè si può poco, per esempio su Instagram non si potrebbe, ma comunque commentarla sì, si può. Dicevo, questa puntata per gli internauti su teleregionemolise.it, la sezione Fuoco Incrociato. Ci vediamo comunque lunedì prossimo, intanto una buona serata.